Buonasera Paolo, sta scendendo la sera qui su questo villino alle mie spalle in via Nicolò Vicentini a Tempera, frazione dell'Aquila, dove presumibilmente nella tarda serata ieri si è consumata la tragedia. Carlo Vicentini, noto urologo, stato per oltre 20 anni primario all'ospedale Mazzini di Teramo, 70 anni, ha sterminato la sua famiglia e poi si è tolto la vita. Abbiamo detto presumibilmente nella tarda serata di ieri, cercheremo di capirlo con maggiore precisione dopo la ricognizione cadaverica che in questo momento sta effettuando un medico legale proveniente da Roma, perché per malattia era indisponibile il medico legale aquilano. Il medico legale da Roma è giunto soltanto intorno alle 18:50 e quindi nel pieno della sua attività. Questo che vedete inquadrato invece il cane di famiglia è rimasto solo e adesso è stato trasferito nella casa dei vicini. Presente anche, come vedete dalle immagini, Donatello Ricci, il sindaco Pierluigi Biondi, abbiamo visto anche il parlamentare Guido Liris. Carlo Vicentini era molto molto conosciuto non solo all'Aquila ma anche nel Teramano, aveva collaborato anche con l'Università dell'Aquila e di Teramo, era in pensione da gennaio e per lui c'era anche una proposta dell'università per continuare in qualche modo la sua attività. Lui ha declinato questo invito e ha preferito restare vicino alla sua famiglia, in particolare al figlio Massimo di 43 anni affetto da una grave distrofia muscolare. Era il suo più grande pensiero, la sua più grande preoccupazione e, come ha riferito anche nel pomeriggio l'avvocato di famiglia Emilio Bafile, era un dolore troppo grande per Vicentini, questa situazione clinica del figlio che lo affliggeva in maniera particolare. Da capire ovviamente la dinamica, certamente Carlo Vicentini avrebbe utilizzato la P38 che deteneva legalmente perché tra l'altro era anche appassionato di caccia. Secondo una prima ricostruzione avrebbe prima ucciso la figlia Alessandra, poi il figlio Massimo e infine la moglie, ma c'è una versione anche secondo la quale la prima a perire sotto i colpi di pistola di Vicentini sarebbe stata la moglie Carla Pasqua. Ecco Qui ci Luca, ti sono. faccio questa domanda, tu che sei proprio sul posto e magari hai avuto modo anche di sentire qualche testimonianza dolorosa di qualche vicino che magari conosceva la famiglia, conosceva la moglie, conosceva lo stesso medico e anche i figli. Insomma, che idea ti sei fatto? Che cosa dicono? Questo grande dolore, come è stato possibile? Noi abbiamo provato a sentire anche i parenti, qualcuno è rimasto ed è ancora qui vicino all'Avellino, altri sono già andati via, non c'è tanta voglia di parlare, abbiamo provato anche a raccogliere qualche testimonianza, un dolore troppo grande. Il fratello di Carlo Vicentini ha detto di averlo sentito nella giornata di ieri, si sarebbero dovuti sentire anche nel pomeriggio, ma non immaginava certo quello che poi è accaduto. Ci sono anche altre dichiarazioni riguardo, in base alle quali Vicentini avrebbe dichiarato che la prossima settimana aveva intenzione di portare tutta la famiglia sulla costa teramana per qualche giorno di riposo, ma ovviamente questo non è avvenuto. Ecco, lo vedete inquadrato Guido Liris, è venuto sul posto anche il rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alessi, ripetiamo, conosciutissimo Carlo Vicentini, sia all'Aquila che a Teramo, ma in tutto l'Abruzzo perché era davvero un orologo particolarmente stimato in tutta la regione. Ovviamente tanto dolore, sconcerto, molti ci hanno riferito delle apprensioni di Vicentini riguardo alle condizioni cliniche di Massimo, ma da qui a sostenere che sia stata questa la molla scatenante ce ne vuole. Altro particolare importante, Carlo Vicentini avrebbe lasciato un biglietto nel quale
spiega le ragioni di questo tragico gesto. Nelle prossime ore sapremo anche meglio se insomma, questo biglietto, la presenza di questo biglietto è anche un po' per conoscere il suo contenuto. Un'altra cosa volevo chiederti, Luca, chi è che ha scoperto, perché abbiamo detto che la scoperta c'è stata nelle prime ore del pomeriggio, però la tragica, insomma, il tragico fatto è accaduto ieri notte, la notte scorsa. Chi è che materialmente ha scoperto sì, allora, i corpi? Secondo quanto abbiamo appreso, una nipote sarebbe giunta nel primissimo pomeriggio perché è insospettita dal fatto che la signora Vicentini, Carla Pasqua, non si sarebbe presentata a un appuntamento. Di solito lei era sempre molto puntuale, non l'ha vista arrivare, si è insospettita, è venuta qui nel villino e ha fatto la tragica scoperta, questo nel primo pomeriggio. Ripetiamo, l'orario della tragedia è estremamente indicativo, può essere stata questa notte o nella tarda serata di ieri. Certamente è che dalle 13:30 di ieri, dalla telefonata di Carlo Vicentini con il fratello, è sceso il silenzio sulla famiglia Vicentini e nessuno ha avuto notizie a tal proposito. E poi la scoperta, come detto, nel primo pomeriggio da parte di una nipote dei coniugi Vicentini. La situazione, ovviamente, in questo momento c'è anche una squadra della polizia scientifica per i consueti rilievi e soprattutto fondamentale il lavoro del medico legale che, lo ricordiamo, è giunto da Roma intorno alle 18:50 per la ricognizione, che sarà fondamentale da questo punto di vista per avere un orario indicativo, il più indicativo possibile, sull'ora della tragedia. Questo che vedete inquadrato insieme al sindaco Piero G. Biondi e il fratello di Carlo Vicentini. Senti Luca, un'ultima cosa e poi chiudiamo il collegamento. Come hai ricordato anche tu, insomma, non è facile, anzi difficilissimo, è quasi impossibile spiegare questo grande dolore. Perché? Perché Carlo Vicentini era un medico, lo hai ricordato, stimatissimo, conosciuto, per tanti anni urologo appunto all'ospedale primario di reparto di urologia nell'ospedale di Teramo, docente universitario all'Aquila, da poco in pensione. Quindi voglio dire, una persona che insomma aveva davanti un periodo tra virgolette tranquillo, nel senso in cui poteva magari dedicarsi davvero non più al lavoro ma alla famiglia. Insomma, è difficile capire, no, questo suo gesto. È difficile, ripeto, lui era in pensione dal mese di gennaio, tra l'altro lo stesso direttore generale dell'ASL di Teramo di Giosia in una nota stampa ha parlato di gesto inspiegabile. Tra l'altro gli era giunta una proposta di lavoro importante all'università fino al mese di ottobre, ma ripeto, lui aveva declinato l'invito perché, ripetiamo, anche come ci hanno riferito alcuni suoi conoscenti, era estremamente preoccupato e afflitto dalla condizione fisica del figlio Massimo di 43 anni. Tra l'altro anche la figlia Alessandra di 36 anni era una stimata dietologa qui all'Aquila e nel circondario, era molto conosciuta per la sua attività. Riportiamo le parole di Giosia: tragedia inspiegabile rispetto, insomma, al quadro generale della situazione, se non fosse appunto, ecco, per la situazione clinica del figlio Massimo, ripetiamo, affetto da una grave distrofia muscolare. I contenuti della lettera difficilmente saranno resi pubblici, Paolo, potrai comprendere, certo. Sono situazioni intime, familiari e private. Sta di fatto che questa tragedia ha davvero sconvolto non solo la comunità di Tempera e dell'Aquila, ma anche un po' di tutto l'Abruzzo.